E allora ci colleghiamo con il nostro graditissimo ospite di questa sera. Diamo il buonasera e benvenuto a quelli che la sera. Leiner, Leiner, ci sei? Buonasera a tutti, buonasera. Mi sentite? Ciao, ciao, come stai? Molto molto bene, grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui. Grazie a te di essere qui con noi, grazie a te. E allora, Leiner, prima di parlare del tuo inedito, no? Vogliamo un po', chiederti qualcosina, no? Come nasce la tua passione per la musica intanto? Lui, io so che è anche ballerino. Eila! Esatto, allora dici bene, in realtà la mia passione per la musica nasce dal ballo. Da piccolo volevo fare il ballerino, ero molto iperattivo, quindi dovevo trovare un modo per sfogarmi. Ho Ok. iniziato a ballare, ho ballato per 10 anni hip hop e poi successivamente, diciamo che verso i 14 anni ho iniziato ad avere i miei primi idoli, quindi guardavo Bruno Mars, Justin Timberlake, questi grandissimi artisti e oltre a che erano grandi ballerini, erano anche grandi cantanti, erano performer a 360 gradi. Quindi decisi anche io di voler intraprendere quella strada e iniziai a studiare canto e poi a 16 anni, nel 2014, ho partecipato a X Factor, che è stata la mia prima vera esperienza a livello musicale. Fantastico, ma io tra l'altro leggevo sulla tua biografia che quando hai iniziato a comporre canzoni tue, hai iniziato prima in inglese e poi in italiano e in spagnolo addirittura. Claro, en muchos idiomas. Entiendo. Sì. Fantastico. Allora, io amo le lingue da sempre ed è una cosa su cui mi cimento molto. Il mio obiettivo è arrivare anche nel mondo. Adesso so che sto dicendo cose grandissime, però insomma spero di coronare questo sogno al meglio. E anche in altre lingue. Poi lo spagnolo in realtà sono madrelingua perché sono nato in Colombia e Sì. poi l'italiano perché ho vissuto in realtà sempre in Italia, sono stato adottato e l'inglese è una passione. Fantastico. Allora, poi da settembre 2015 a marzo 2017, poi c'è un Sanremo 2016 con i Dear Jack, no? Com'è stata questa Già. esperienza? È stata sicuramente un'esperienza immensa. Dicono sempre la frase Sanremo è Sanremo, ma effettivamente è proprio così. È un mondo a sé, bellissimo per molti aspetti, perché è la condivisione della musica italiana e secondo me è un momento importante per l'Italia. Poi allo stesso tempo è tosta, tosta, tosta. È un palco che a livello di emozioni ti mangia. Beh, certo. Noi abbiamo la fortuna di andare come giornalisti, quindi Fantastico. viviamo insomma quello che è Sanremo. Come? È una grande fortuna. Sì, no, 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 sappiamo che comunque è completamente diverso quando sei lì. È un'altra storia Sanremo lì, viverlo. Già, è sicuramente. Sai, poi la cosa bella che dico sempre è che di Sanremo la parte del palco sono 2 minuti, Sanremo è Sì, è tutto il resto, tutto quello che gira vero. in quei giorni e penso che voi come radio lo sapete bene, insomma, quanti artisti girano e vengono anche da voi per le interviste. Sì. È Certo. proprio un. È strano, non, è difficile da descrivere. È proprio strano Sì. quello che si crea. Ma tu, cioè, fai anche una cosa che io adoro tantissimo. Hai fatto musical. Yes, Ma che meraviglia, il mio sogno! Sì, 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 veramente? sì, sì. Ho studiato teatro per un po' di anni, poi la vita mi ha portato da tutt'altra parte, però sì, è il mio sogno. Sì. Beh, io penso sempre che si possa sempre vivere di musica e vivere di arte. Per me la radio, in un certo senso, è una forma d'arte importante come tante altre. Diciamo che, come dicevo prima, avendo ballato, avendo cantato nella mia vita, a un certo punto ho detto: qual è il miglior modo di poter esprimere appieno, a 360 gradi, queste discipline se non attraverso il musical? Certo. E quindi ho avuto l'onore di prendere parte a diverse produzioni, per esempio Priscilla, la regina del deserto, che magari conosci, Sì. e Madagascar, il musical preso dal film. Bellissimo e molto divertente. Proprio con gli animali, quindi, cioè, Yes, belli. io interpretavo Re Julien, ero il re dei lemuri. Meraviglioso! Ah, grande! Re Julien!
meraviglioso. Complimenti, veramente, perché sei un artista Grazie. veramente poliedrico, insomma, sai, balli, canti, musical, insomma. Faccio un poco poco di tutto. E arriviamo ad oggi, insomma. Arriviamo proprio a casa nostra, no? Giusto, esatto, l'hai detto in modo perfetto, ineccepibile. No, nel senso, il mio percorso sì è stato molto vario e sono estremamente grato. Poi a un certo punto nel 2017 mi sono totalmente fermato perché volevo finire gli studi, intanto finire il liceo e rimettermi in bolla, un po' come si dice. E sono effettivamente tornato a casa, sono tornato a casa alla normalità e alla semplicità di tutti i giorni. L'anno scorso, per ovvi motivi, siamo stati tutti un po' reclusi in casa, tanto per stare in tema, e Certo. io ho approfittato di questo momento per ripensare alla mia vita e tornare a scrivere soprattutto delle esperienze che avevo vissuto. Tra tutte le canzoni che ho scritto e che spero di pubblicare prossimamente, c'è questa, Casa Nostra, che parla dell'inizio di tutto, ovvero della mia adozione. Sono stato adottato a 6 anni dalla Colombia e mi sono reso conto che se non ci fosse stato quel momento, forse tutto il resto non sarebbe venuto a seguire. Quindi un po' una celebrazione, una gratificazione verso la mia famiglia, i miei genitori e la mia casa. Hai cambiato occhi, te lo posso dire. Sono un finto romantico. Ah, finto però. No, 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 scherzo. Quando parlo della mia famiglia, è sempre bello per me, è sempre emozionante perché gli devo molto, gli devo tanto. Non è una vita scontata, sono veramente grato. Bello. È E del fantastico. videoclip? E del videoclip insieme all'etichetta ne abbiamo fatto qualcosa di bello, secondo me. Bellissimo. Perché allora io avevo un video della mia adozione Pazzesco. quando ero piccolo, che è il video del primo incontro con i miei genitori. Lo vedevo per tutta la vita e dicevo, un giorno prima o poi lo utilizzerò. Poi è nata questa canzone e ho detto, ecco, è arrivato il momento giusto. Il bello di questo video però è che oltre alla mia testimonianza siamo riusciti a raccogliere anche altre testimonianze di altri ragazzi adottati in Italia e quindi è diventato un po' un messaggio molto più grande, un'accezione molto più ampia di quello che era semplicemente la canzone. Bello. Fantastico, fantastico. Tra l'altro delle sonorità molto attuali, no? C'è quel groove che un po' ti riporta alle sonorità che stanno emergendo in questo periodo e poi io appena l'ho ascoltata è una canzone radiofonica al mille per mille. Grazie mille. Sì, non è stato facile trovare il giusto compromesso perché io sono dell'idea che ogni sentimento, per esempio, che si vuole trasmettere in una canzone ha un genere. Quindi in questa canzone c'è un po' di tutto, c'è veramente l'electropop, c'è il funk, ci mettiamo un po' di gospel a un certo punto. Sì. Poi devi anche cercare di far fronte alla realtà e cercare di fare qualcosa che rispecchi anche la contemporaneità dei tempi, insomma, ecco. Ah, è fantastico. Ci Io sei ben riuscito, insomma. permettimi di Grazie di dirtelo, ascoltando anche la base, mi ha riportato delle sonorità del tipo John Legend. Grazie, C'è quel timbro, c'è quel timbro sicuramente molto molto bello, molto molto bello. grazie Leiner, domanda scontatissima, progetti per il futuro? mille. Progetti per il futuro, me li vuoi dire tu? Che progetti hai tu per il futuro? No, scherzo, diciamo che si naviga a vista e c'è tanta nebbia davanti a noi, non si sa. Sicuramente c'è la voglia di fare musica, di pubblicare nuove canzoni. Nei prossimi mesi spero di avere questa opportunità e sicuramente si aspetterà anche che apra qualcosa, che si possa uscire e spargere la musica in giro per l'Italia, insomma. Beh, intanto sei arrivato in Sicilia. Quindi, Esatto, sono un sacco felice. che Ma facciamo? tra l'altro, quando sarà possibile, noi ti aspettiamo qua per come. Volentierissimo, nel fuori onda dicevo che non sono mai stato Sì. nelle vostre zone e dicono che si mangia bene, anche troppo, quindi è il posto perfetto per me. Come ti dicevo appunto nel fuori onda, faremo alzare il tuo tasso glicemico senza. È già alto di suo, quindi non lo so.
Fantastico. È una promessa, allora, è una promessa che dobbiamo incontrarci, dobbiamo farti gustare le nostre specialità. Va bene. Con live annesso qui nella ovviamente, nostra zona. Ovviamente, organizziamo qualcosa, ovvio, ovvio. Si può fare, si può fare. Fantastico, Leiner. Noi adesso ci ascoltiamo assieme ai nostri ascoltatori di RTM Casa Nostra. E vuoi fare un saluto? Vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori, veloce, veloce? Vorrei ringraziarvi per essere stato vostro ospite e saluto tutti gli ascoltatori di Radio RTM, magari un giorno ci conosceremo di persona, grazie a tutti. Leiner, grazie mille e in bocca al lupo per il tuo radioso futuro. Viva il lupo, grazie mille a voi, buon lavoro. Grazie Leiner, ciao! Ce l'ascoltiamo! Ce l'ascoltiamo tutta, casa nostra!